Perché l'hai ucciso? Perché lui avrebbe ucciso me. Quindi tu avevi paura, è questa l'unica ragione? Sì. E per la ricompensa. Preferisci che cambiamo argomento? Sai cosa mi aspettavo? Applausi. Avevo solo 20 anni e non potevo sapere come la gente l'avrebbe presa. Fui sorpresa dalla reazione delle persone. Non mi applaudirono. Si vergognava delle sue vanterie, delle sue pretese di coraggio e crudeltà. Soffriva del suo sangue freddo, della sua aridità, della sua incapacità di esprimere ciò che ora credeva di sentire. Cioè che era sinceramente pentito di aver ucciso Jesse, che quell'uomo gli mancava come a chiunque altro e che desiderava che il suo assassinio non fosse stato necessario. Anche quando girava tra i tavoli del suo saloon, sapeva che al suo passaggio i sorrisi sparivano. Riceveva così tante lettere di minaccia che ormai le leggeva senza provare altro che curiosità. Restava tutto il giorno nel suo appartamento, voltando carte da gioco, cercando il suo destino in ogni re, in ogni jack. Edward O'Kelly arrivò da Bachelor all'1 del pomeriggio del giorno 8. Non aveva un piano preciso, nessuna strategia, né un accordo con le alte autorità. Niente, al di là di una vaga brama di gloria e di un generico desiderio di vendetta nei confronti di Robert Ford. Edward O'Kelly fu condannato all'ergastolo per omicidio di secondo grado. Più di 7.000 firme furono poi raccolte in una petizione che chiedeva la sua scarcerazione. E nel 1902 il governatore James B. Orman gli concesse la grazia. Non dovresti indossare quella spilla, Bob. L'opale porta sfortuna. La mia fortuna non è un granché e non credo che un opale farà molta differenza. Vabbè. Non ci sarebbero stati elogi funebri per Bob, né fotografie del suo corpo vendute negli empori. La gente non avrebbe affollato le strade sotto la pioggia per assistere al corteo. Non sarebbero state scritte biografie su di lui. Nessuno avrebbe dato il suo nome ai propri figli. Nessuno avrebbe mai pagato 25 centesimi per entrare nelle stanze in cui era cresciuto. Ciao, Bob! Il colpo partì. Ella May urlò. Ma Robert Ford restò a terra con lo sguardo rivolto al soffitto. La luce svanì dai suoi occhi, prima che potesse trovare le parole giuste.